Delicato, guarda Marongio, era uscito Mastronardi, poi Liscio, pulito prima di Tortolano. Indelicato, ci riprova, si è abbassato all'ultimo il pallone. Tedde, Indelicato, lo tocca, forse c'era fallo, lui resiste. Tortolano, guarda chi c'è in avanti, chi c'è a sinistra, e alla fine torna proprio da Tedde. Tedde adesso cambia lato, arriva Centi, ci prova al volo, finisce fuori. Liscio, tutto di prima, Marongiu la lascia, l'inserimento perfetto, il vantaggio della Cilia Bulls con Sciarretta. Centi, duello fisico con Salzarulo, la respinge il difensore ma è possesso per Tortolano, grande Simonetti, recupera il pallone, poi scaglia una bomba verso Mastronardi che si deve abbassare per prenderla. Tedde è scattato verso l'area, Musai deve servirlo, pallone tra le linee ma c'è un grande Simonetti tra le linee, recupero, palla e l'esterno preciso di Centi per l'1-1. Musai, tutto solo Musai, Centi si muove, Tedde è solo ma non arrivano gli altri, allora Tortolano traversa e ancora Tortolano, palla fuori. Che brivido! Simonetti poi di punta deve sbrigarsi a dare via il pallone, c'è Tortolano che adesso è indemoniato, scatta inseguito da Indelicato, Rossi lo accompagna, pallone dentro per Musai che apre un po' troppo il piattone, bella trama dell'autoscolarito che torna ancora da Indelicato, apre il piatto destro, gira, ma gira sul mancino di Rossi, Rossi riavvolge il nastro, è di nuovo autoscolarito che con l'esterno allarga da Tedde, Puliga, vola e con la mano di richiamo la mette in angolo. Poi Simonetti può andare da Barbato, Centi è arrivato lì in difesa a dare una mano, Barbato, doppio dribbling, ricama su Centi, Barbato prende Mastronardi, la para con la spalla. Tra il centrocampo e l'attacco, Salzarulo si è mosso bene, a proposito di linee, Indelicato in aria, all'esterno, Indelicato, eccolo qui, il gol del numero 11, 2-1 della Cilia Bulls. Tedde, salito Rossi a sinistra, l'ha inseguito Tedde, dato la Indelicato, ma tanto un pallone bellissimo, Centi si fa trovare pronto in area di rigore e trafigge Puliga per il 2-2 dell'autoscolarito. Mussoni, Simonetti, gli sbarra la strada, Indelicato va sul mancino, poi perde il contatto col pallone, ma gliela riconsegna Liscio, Indelicato, avanti a lui per Sciarretta che l'alza, Marongiu svetta di testa, palla fuori. Manca l'aggancio, Granella esce bene dalla propria metà campo, poi si ferma su Indelicato, grande dribbling su Mussoni, Indelicato, va col destro, si stende Mastronardi, poi il tiro di Sciarretta, la palla ha rimbalzato anche sul palo. Fischia l'arbitro, Simonetti, lascia Barbato, Barbato la fa girare, traversa piena, che sfortuna. Anticipato da Granella, il dribbling di Granella, c'è un 2 contro 1, però deve defilarsi e buca il portiere. Battuto Poliga, il 2-3, torna in vantaggio l'autoscolarito. Simonetti, ecco il servizio per Sciarretta, lo scarico da Indelicato, adesso può coinvolgere nell'azione anche Liscio, c'è invece di nuovo Simonetti, bravo Mastronardi, poi respingono in qualche modo i difensori maglia bianca. Marongiu sulla respinta, con lo stinco serve Simonetti, ma la perde Simonetti perché c'è un grande Granella su di lui, consegna il pallone a Mussoni, Mussoni Puliga, salva il risultato. Simonetti calcia su un difensore, poi Indelicato sposta la sfera, Simonetti esce come un falco Rossi che resiste, protegge, poi però la dà Barbato, Barbato ancora Mastronardi, strepitoso, pallone dentro sul secondo palo, non arriva Salzarulo, l'autosqualito aggancia al terzo posto del trofeo Groupama, la Cilia Bulls a due giornate dalla fine.